Vitalizi sì a mitigazione indice Istat. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza. Il presidente Mazzeo, Toscana, prima e unica regione in Italia a intervenire. Sanità, la commissione regionale martedì 13 dicembre al presidio ospedaliero Santa Maria Nuova di Firenze. Terza visita istituzionale dopo quelle a Grosseto e a Pisa. Dopo un serrato confronto in ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana, in commissione bilancio, nonché tra i capigruppo, anche nel corso della seduta, l'Assemblea ha approvato la proposta di legge disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura, registrando 31 favorevoli e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. La legge interviene sugli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura, così come previsto dalla legge regionale 3/2009. L'atto parte dalla valutazione che la piena applicazione del meccanismo di indicizzazione previsto porterebbe a un sensibile incremento di spesa e a un adeguamento degli importi degli assegni non congruo rispetto ad esigenze di sobrietà e risparmio. L'incremento di spesa stimato per l'anno 2023 è di circa 700.000 euro per i 184 consiglieri che hanno diritto al vitalizio. Due gli emendamenti proposti dal gruppo Lega e approvati. Per i vitalizi più bassi si propone il riconoscimento dell'indicizzazione Istat per il 2023 in base a una percentuale pari al 3% e non del 7% come precedentemente indicato nel testo di legge, riducendo la spesa a carico del Consiglio regionale. Sentiamo le parole del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dei consiglieri di Fratelli d'Italia Diego Petrucci e Francesco Torselli. I beneficiari sono 184 e ad oggi senza rivalutazione parliamo di un gettito pari a 5 milioni e 200 mila euro circa. Avremmo avuto un aumento di costo, visto che l'inflazione è stimata intorno al 12%, di circa 700 mila euro. Noi siamo invece la prima regione italiana ad aver approvato oggi, e ringrazio tutti i colleghi consiglieri, una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento Istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità, un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Questa è una valutazione che dipende dal rapporto con il Governo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie faticano ancora più del solito, il calo energia, l'aumento dell'inflazione, abbiamo voluto dare un messaggio forte, chiaro, che la Regione Toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiara. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600.000 euro di risorse dei toscani. Noi abbiamo lavorato con il legislativo, insieme all'ufficio giuridico, insieme al segretario generale, per proporre una norma che, in virtù anche di quelle che sono state le scelte fatte, le decisioni in questi anni della Corte Costituzionale, tenesse conto di alcuni indirizzi che sono stati dati. Il primo, che la durata deve essere limitata nel tempo, e noi abbiamo scelto una durata di 3 anni. E il secondo punto è che ci sia progressività ed equità, e lo abbiamo fatto perché abbiamo deciso di fare 3 scaglioni, l'1% a chi ha un vitalizio superiore ai 3.000 euro, il 2% a chi ha un vitalizio tra i 2.500 e tra i 1.500 e i 3.000 euro e il 3% a chi ha un vitalizio sotto i 1.500 euro. Permettetemi però di fare un appello ai colleghi, gli ex colleghi consiglieri. Noi con loro abbiamo parlato a lungo in questi mesi. Io mi auguro che proprio sulla linea indicata dal presidente Mattarella ci sia la possibilità che loro facciano un gesto forte
e che decidano da soli di non richiedere neanche quell'adeguamento che noi abbiamo dovuto fare proprio per fare una legge che fosse, secondo noi almeno, non impugnabile. Insomma, questo è un appello che chiedo a loro a nome di tutti i colleghi consiglieri. Perché noi riteniamo che il vitalizio sia un privilegio sempre, sia un privilegio ancora più sconveniente in un momento difficile quale il contesto attuale, dove ci sono tante ragazze, tanti ragazzi che non troveranno mai lavoro, ce ne sono tantissimi che lavorano magari di sabato, di domenica dopo cena per qualche centinaio di euro il mese. Troviamo sconveniente il privilegio del vitalizio, lo troviamo una cosa disarmante chiedere l'aggiornamento secondo i dati Istat. Vengano aggiornati all'indice Istat le pensioni, gli stipendi, non è giusto che vengano aggiornati anche i privilegi. Quindi sono contento che il Consiglio regionale della Toscana oggi intervenga per ridurre un privilegio che è il vitalizio e per evitare che quel privilegio venga aumentato con la rivalutazione Istat. È giusto in questi tempi intervenire in questo modo per, ripeto, ridurre un privilegio degli ex politici. Tra parentesi, per fortuna sono contento che l'attuale Consiglio regionale non riscuota il vitalizio, mi sembra una cosa più che giusta e per lo stesso motivo ritengo giusto non aggiornarlo. L'importante è fare una legge che di fronte a un ricorso, come è già stato annunciato dagli ex consiglieri, possa essere difesa in sede giudiziaria, quindi evidentemente la legge deve trovare un equilibrio, quello trovato oggi è un equilibrio penso importante che ci permetta di sostenere un eventuale ricorso da parte di qualcuno che lo vorrà fare. Allora, intanto il vitalizio è uno strumento, lo abbiamo detto tutti in aula, ormai obsoleto e superato e forse figlio di un'altra era politica. Il problema è un altro, il problema è che il vitalizio della Regione Toscana, e qui c'è un'anomalia, il vitalizio della Regione Toscana è un vitalizio che si rivaluta annualmente in base all'Istat. Quest'anno con l'inflazione a oltre il 12% vorrebbe dire rivalutare di oltre 750.000 euro il vitalizio degli ex consiglieri regionali. Ricordiamo a tutti che gli ex consiglieri regionali percepiscono il vitalizio perché durante la nona legislatura qualcuno ha pensato di fare il bello, in quel momento, il, non so, il paladino dell'antipolitica, non so che cosa, abolendo i vitalizi ma dimenticandosi di dire che li avrebbero aboliti a partire dalla legislativa successiva alla loro. Quindi un primo capolavoro. Detto questo, a me è dispiaciuto che il Consiglio regionale abbia dovuto legiferare per impedire che si rivalutassero i vitalizi del 12%. Mi è dispiaciuto perché stiamo parlando di vitalizi che prendono degli ex amministratori, degli ex consiglieri, cioè persone che in vita loro hanno amministrato e governato la nostra regione, che sanno cosa significa governare in momenti drammatici per il paese come questo, anche se forse in vita loro hanno governato i momenti più floridi, ma sanno cos'è un operaio che protesta sotto la regione perché perde il lavoro, uno studente che protesta, una ditta che chiude, una RSA che si lamenta, lo sanno benissimo. E allora avrebbero dovuto fare una cosa semplicissima, seguire l'esempio del Presidente della Repubblica, della massima carica dello Stato italiano, che ha rinunciato all'adeguamento della propria pensione e del proprio vitalizio e fare lo stesso. Avrebbero dovuto rinunciare loro, invece anziché rinunciare hanno inviato una lettera dove si paragonavano ai pensionati italiani chiedendo un adeguamento perlomeno pari a quello che il Governo nazionale aveva previsto per le pensioni minime in Italia. Penso ci sia grande differenza, grandissima differenza tra un pensionato che percepisce la pensione minima e un privilegiato come noi che ha avuto fortuna di guadagnare tanti soldi alla politica in vita propria. La legge è stata illustrata in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio, Giacomo Bugliani del PD, che ha ricordato come in Toscana i consiglieri regionali non siano titolari di vitalizio a partire dalla decima legislatura e che l'ambito di applicazione della normativa è limitato ai consiglieri in carica fino al 2015. Sentiamo le parole di Giacomo Bugliani. Una scelta importante che tiene conto del quadro economico-sociale che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi e che quindi va proprio incontro a un'esigenza di razionalizzazione dei costi della politica. La Regione Toscana è l'unica regione italiana che ha deciso di ridurre l'indicizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. È noto
che i consiglieri regionali non godono più del vitalizio, sono rimasti in piedi i vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla nona legislatura compresa. Poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici Istat, oggi la Regione Toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento e lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero, proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento degli importi dei vitalizi, ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto. Una scelta importante che altre regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la Regione Toscana. Se infatti nulla si fosse fatto a livello legislativo, avremmo avuto per i prossimi 3 anni, ragionando del bilancio di previsione 2023-2025, un incremento annuo di costi vicino a 750.000 euro all'anno. In questo modo i costi si riducono a circa 90.000 euro all'anno, quindi con un risparmio sensibile che si avvicina ai 650.000 euro all'anno. Un segnale importante che la Regione Toscana e il Consiglio regionale intende dare ai cittadini toscani in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo, un segnale di contenimento dei costi della politica. Certamente la scelta che è stata fatta potrebbe anche ingenerare dei rischi da parte di coloro che avrebbero diritto ad un vitalizio rivalutato con gli indici Istat. Politicamente il Consiglio regionale e questa maggioranza si sono assunti la responsabilità di una scelta che va invece verso la riduzione di questa indicizzazione. Devo dire che da un punto di vista giuridico-normativo abbiamo avuto in sede soprattutto di lavori di commissione il conforto da parte di tutti gli uffici che l'operazione che è stata posta in essere è perfettamente legittima e non ha quindi profili di contrasto con la normativa nazionale. Forti di questo speriamo di non avere conseguenze negative e chiaramente il mio vuole essere anche un appello a tutti coloro che godono di questi vitalizi a non calcare la mano su questo tema, perché credo che i cittadini toscani in questo momento non capirebbero un atteggiamento di tipo diverso. E adesso sentiamo a tal proposito le dichiarazioni di Giovanni Galli della Lega e Stefano Scaramelli di Italia Viva. Assolutamente sì, è un privilegio dovuto da chi in passato aveva deciso di legiferare questo. È logico che oggi, di fronte a un'inflazione come questa, di fronte a un momento difficile come questo, la prima cosa sarebbe stata quella di chiedere proprio ai beneficiari di questo vitalizio di rinunciare. Così ci aspettiamo magari una risposta anche da loro. Nel frattempo però il Consiglio regionale ha dato un messaggio, quello di dire che, fermo restando il vostro vitalizio, ma la rivalutazione dell'Istat è quella, pensiamo, che dovesse essere con più contenuta. Per questo era l'unico strumento che ci poteva permettere di arrivare a questo obiettivo. È il mio ordine del giorno, e intanto ringrazio tutti i capogruppo perché lo hanno controfirmato, permettendomi appunto di poterlo discutere in aula. È quello di andare nei prossimi semestri, di dare mandato al Presidente Gianni nell'accordo Stato-Regioni di portare avanti proprio questa nostra iniziativa, cioè quello di togliere definitivamente non il vitalizio, perché quello non possiamo, ma la rivalutazione Istat. Al tempo stesso, nel momento in cui dovesse esserci parere favorevole, andremo a rivisitare anche la legge regionale del 2019. Questo, visto che la Regione Toscana spesso e volentieri è stata promotrice, no, di grandi iniziative nazionali, ci auguriamo che questo il nostro Presidente lo porti veramente a casa, proprio perché riteniamo che sia una cosa giusta nei confronti, ad esempio, delle pensioni che non hanno tutti questi privilegi. Sì, una scelta giusta, una scelta difficile, però il coraggio di un gruppo dirigente, questo che oggi è in Consiglio regionale, di chi ha guidato questa trattativa, abbiamo avuto il coraggio di andare a ridurre
l'importo dei vitalizi alle persone che prima di noi hanno amministrato la Toscana. Fosse stato per me avremmo potuto anche eliminare, ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat. Intanto il coraggio di togliere 600.000 euro che saranno destinati invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo. Credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici, indipendentemente dall'appartenenza, hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi del passato. Quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio, è corretto che sia, questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini, sia questa legislatura che quella precedente. Male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé, pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere. Hanno fatto bene a toglierlo a noi, ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione. Affronteremo a viso scoperto e con coraggio questo ricorso. Credo che sarà ancora più forte il nostro coraggio, quello che andrà a togliere definitivamente questo privilegio del passato. Io ho condiviso l'ordine del giorno di Galli perché sono convinto e sosterrò la proposta di andare ad azzerare definitivamente questo privilegio. Terza visita istituzionale della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, guidata da Enrico Sostegni del PD, per individuare eccellenze e criticità del sistema sanitario e incontrare gli operatori nell'ambito di una funzione di programmazione, controllo e collaborazione. Dopo quelle di Grosseto il 15 novembre e a Pisa il 29, martedì 13 dicembre è stata la volta del presidio ospedaliero Santa Maria Nuova a Firenze. Dopo l'incontro con la direzione aziendale, il personale sanitario e amministrativo, i direttori delle società della salute, le rappresentanze sindacali e il comitato di partecipazione, sentiamo le parole di Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità, e di Andrea Ulmi, vicepresidente. Ma in realtà Santa Maria Nuova è un ospedale sul quale la Regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale e quindi diciamo le criticità sono molto limitate, anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità, che però qui si è provato a calmerare con una serie di elementi, che sono l'elemento del GIROT, quindi della possibilità di professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come appunto punti di ospedali di comunità e altri posti letto fuori. Insomma, c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità. La mancanza di personale in pronto soccorso e qui soprattutto per mancanza di specialisti che ovviamente possano venire a lavorare qui. Però diciamo che l'organizzazione è un pronto soccorso, questo che è stato capace di strutturare il GIROT e quindi ci diceva anche oggi, vedevamo con il direttore, come questo abbia ridotto la necessità di ospedalizzare pazienti che magari hanno le patologie del periodo, quindi persone anziane con malattie respiratorie legate a influenze e situazioni stagionali che non sono state ricoverate proprio perché c'è stata capacità di curarle a casa, e questo è un esempio di quello che si potrebbe fare. E poi i medici internisti che qui lavorano direttamente in turno in pronto soccorso, quindi mi pare che una situazione sia davvero equilibrata, quindi un ospedale dove l'investimento in tecnologie, nella struttura e nel personale ha portato davvero risultati. Sono problemi che partono comunque da una forte integrazione medici-pazienti e quindi è un ospedale al centro di Firenze con le problematiche che può avere una città bomboniera come Firenze, nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza. Ci sono anche gli stanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova subisce i problemi di una popolazione molto intensa di una città metropolitana, cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre realtà che abbiamo visitato, e cioè per esempio la Maremma oppure Pisa.